Salve a tutti ragazzi, la vostra Mazinga Z e bentornati su questa nuova puntata di XCOM Enemy Unknown insieme al nostro Mick. Eccolo! Eccolo, e questa puntata andiamo a cacciare a fucilate nei denti i rumeni. Gli alieni! Gli alieni, no. Vai una cosa, in opzioni, alza un attimino l'audio della musica, che ho visto che ci può stare un po' più alto, sai? Più alto dici? Sì, un pochettino, ma giusto giusto, proprio quel nulla. Perché Perché l'avevo devi dare... L'avevo abbassato duro perché l'audio della musica dava fastidio, avevo notato. Ma proprio poco 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 Fatto. poco poco, perché Poco. sai, deve creare un po' di suspense in più, Poco mi poco poco l'ho piace fatto. molto. Ok. Mi deve Allora. creare quella suspense violenta proprio. Mi dicono terza missione nel giro di 10 ore. Sì, esatto, è un Quindi, continuo. sì, le nostre truppe sono un po' stanche. Cioè, meno male che non c'è la stanchezza. Cioè, Olè, che è tre missioni che non può venire. Non Sempre abbiamo in il tutti i sensi, medico. eh. Sì, È proprio, è bloccato anche non proprio dal abbiamo il punto di medico e la vista cosa mi dell'orgasmo. turba l'anima, che non abbiamo il medico. Cioè. Sembra una serata in Croce Rossa, un Sì. capodanno in Croce Rossa, cosa Già dici? dato, grazie. Allora. Niente, non possiamo fare un cazzo. Andiamo in missione. Dobbiamo andare in missione e basta, guarda, Attacco non abbiamo praticamente terroristico. nulla. Dove? America? Sud America. Molto difficile, sono contento. Fortaleza! Fortalezza. Allora. Teniamo la stessa squadra dell'altra missione? Sì. O facciamo salire di livello qualcuno? No, 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 no. No, Io teniamo un po' andrei stessa. tranquillo anche perché posso immaginare cosa sta per uscire. Sì. Quindi no. Tra l'altro, che Quindi andiamo a cose che picchiare. noi, in teoria, cioè, ci siamo già spoilerati perché l'operazione Fiona te li butta prima del tempo. Sì, esatto, però Che sai. tecnicamente i cosi, aiutami. Le crisalidi. La prima volta Sì. che le vedi sono qua. Mentre noi ne abbiamo già viste su Operazione Fionda. E vabbè, però dai, almeno sappiamo come combattere. Corpetto, 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 scope medikit. Ok, direi che va bene. Sì, direi di sì, anche perché abbiamo le armature della Madonna, quindi va Vai. bene Pronti partenza via proprio. così. Vrum vrum. Questo cos'era? Era che come si chiama questo aereo? Skyranger. Ok, avevamo dato un nome, ma non mi ricordo più. L'abbiamo No. chiamato così a caso in una missione, sì, l'abbiamo chiamato una Sì. cosa diversa. L'Aerobus, è tipo Aerobus qualcosa, Unità era del un Boeing Brasile ha richiesto il nostro 747 aiuto. della Perciò ci Alitalia, recheremo evidentemente. Brasile. Attacco Palese, abbiamo aculeo ricevuto rapporti di putrido. attività aliena in un centro Aculeo lontano del putrido? sedente Come può popolato. imputridirsi un Dovremmo aculeo? ripulire l'area Chiedilo e a una minimizzare ulteriori crisalide. vittime civili. Ma sì, forse sì, era No, è una meglio. missione di scorta. No, vabbè, non di scorta. Anche scorta. Peggio. Peggio di scorta. È di raccolta. Che è peggio Ah, di bisogna andarlo scorta. a prendere e portarlo indietro, tra No, è l'altro. quella dove devi salvare i civili. Ah, è vero che la gente poi si Mi. va. Sì. Dio santo quanto odio queste missioni. Centrale, qui Big Sì, Sky. è questa. Confermo il segnale in Porco. uscita. La squadra d'assalto è in posizione. Attendiamo Odio. sono 18 Ricevuto, addirittura. Big Sky. Allora, se riusciamo a Sky uccidere 1 ha gli ricevuto luce alieni, verde. La quelli che nostra non abbiamo priorità toccato si consiste salvano in nel proteggere automatico. quei civili. Sì. Quindi questa è già una cosa positiva. Gente che Già. urla intanto. Che però non dobbiamo Evidentemente. scortare, dobbiamo semplicemente toccarli. Entrare nella loro area di influenza. Sì, però ci deve arrivare Già. all'area di influenza. Dove. Allora, con calma, ragioniamo con calma e parsimonia. Volendo potresti mandare Domo Arigato lì con un run and gun che Non ci male che arriva. vada. Non ci arriva? Nella zona di influenza non ci arriva. Ma porco. Arriva al pelo, che penso non sia dentro. No, però forse sì. Prova Dici? Però non è. No, in run and gun. qua in copertura. Vai in run and gun, però, così almeno se troviamo qualcuno, Non la perlomeno. vedo una buona idea. È male che vada almeno spari, nel senso. Eccoli! Sì? Re. Proprio qua davanti, proprio. Sì. Senti come grida. E.T. sta cercando di prendermi di lato, però anche te. Hai detto E.T. sta cercando di prendermi di Sì. lato? E comunque l'area di influenza non conta, dobbiamo essere entro un quadretto da lui. È Ma la merda. Vabbè, abbastanza. comunque dovresti fargli male abbastanza, Un oserei dire. attimo, Vodka ne vede uno da qua. Esatto. Allora, anche se la cosa mi turba l'esistenza,
Possiamo sparare con vodka a quello molto vicino a lui. E poi c'è il 70% sull'altro. Oppure ne ho due con il 55. Perché ho lo doppio colpo. E allora forse è meglio due col 55. Vodka manca. No. No, colpisce ma non uccide. Porco cazzo. No, scavicchia ma non apre, quindi. Tre danni solo col fucile. Eh sì, non sviluppiamo le armi laser. Eh sì, certo. Cazzo. Non avendo possibilità di nessun tipo. Facciamo così. Manda qualcuno un po' più avanti. Metti tipo no, Tanduri non ci arriva. Sì, run and gun qui. Ah, run and gun, è vero. Colpo di fucile a pompa in faccia. Sì, è vero, run and gun. Non ci pensavo. Vai. Minchia, oh. Vai, perché Tanduri. Non ci puoi morire dopo Arigato, eh. Vai Gange, a parte il fatto che prima che ci muoia Gange, che ci muoia Domo Arigato, gli devono sparare con un missile nucleare in faccia subito per one shottarlo. Sì, ma ci sono le crisalidi, quindi cercare di tenermi la vita, se posso dire, eh. Ah, promosso soldato Tanduri intanto, mi dicono. Abbiamo fatto una mossa così un po' offensiva per una volta, sì, dai. Sì, infatti, fuoco rapido, 2 con 61%. Beh sì. Sì, dai. Alla prima. Bastata. Ma va bene. Ecco, domanda. Dato che ha sparato comunque solo un colpo, mi conta due ricariche? No, ok, conta una ricarica sola, perfetto. No, conta una. Conta un... Sì, no, pensavo comunque scontasse due colpi sparati. Ti bruciasse. Io, eh no. Sì. Chilong, il nostro drago cinese. Cazzo ci faccio fare a Chilong? Dato che vedo che i civili sono di qua. Cioè, saranno anche di qua sicuramente, eh. Lo butto qui dietro al furgoncione che c'ha la copertura totale? Dai. Mi preoccupa, tantissimo. Tantissimo. Non c'è niente, quindi almeno due turni ce li mettono ad attaccarci. Poi, Cotbullar. Cotbullar lo potrei mettere dietro la macchina in Overwatch. Quasi quasi. Così copriamo un po' le spalle a Chilong, che non deve assolutamente morire Chilong, cioè anche gli altri. No, Chilong non conviene proprio. Sì, non anche è che gli dice... altri, ma Chilong se muore... Ma lui non può. Perdiamo l'operazione fionda. Sì, non è... Non è consigliabile. Rushan lo manda ad aiutare questi due. Si dai una mano, assolutamente. Sì. Che anche lui è molto domo arrigato comunque, eh. Domo Arigato Starobotto. Chissà come si chiamava la canzone, tra l'altro. Ne hanno uccisi due. Te lo dico. Si chiamava Mister Robotto la canzone. Sì? Sì. Ne hanno uccisi già due, Mac. Porco cazzo. Vabbè, con un secondo proprio di. Con un turno hanno uccisi due. Vabbè. Sperando che non siano. Tu sai cosa, ma non lo diciamo perché. Esatto. Vogliamo mantenere la suspense. Suspance. Facciamo un'azione coraggiosa? Definisci coraggiosa. Stupida. Ok. Ma sì, dai, va bene. Cioè, ignoriamo questi civili, perché tanto ormai sono così indietro questi qua. Cioè, questa civile qui, fare un passettino per salvarla è inutile. Cioè, spreco un turno. E quindi vuoi addentrarti eroicamente in zona. Io butterei libreria? Domo Arigato? No, 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 sti cazzi. Qui è Overwatch. Ok. Overwatch. Poi l'altra, Rushan. No, Tanduri, eccoti qui. Dietro il camion è Overwatch. Poi Rushan dietro il camion Overwatch dall'altra parte, se puoi, grazie caro. Se devi, eh. Sì. Se il tuo cuore mi dice di sì. Poi, Viborovone. Viborovone sarebbe tanto bene in una posizione elevata, che vorrei molto agguantare, ma non c'è, non ci sono. Non arrivi là in cima, no? No, non ci sono, non ci puoi salire. Non hai neanche i carri. No, aspetta, cioè, hai... Che puoi salire. Ah, sì, no, ma è casinata come cosa. Avessi il rampino. Ok. Quindi, dove lo butto, Viborova? Mettilo dietro quel... Quell'affare lì. Mettilo dietro quel camion. Questo verde? Quello... No, camion proprio. Ah, per questo qua a fianco a Chilong? Sì. Però poi Cotbullar dove cazzo la butto?
Cold Bullar, boh, dietro Ah, la ma macchia tanto Cold Bullar può verde. fare 200 km, è vero. Ah, è vero, Cold Bullar è una 100-metrista. Ok. Chilong. Ah, possiamo muoverlo Chilong, è vero. Io direi di buttarlo qui, che è un mezzo movimento, così possiamo tornare indietro al massimo. Che mi sembra una buona idea. Che dici? Direi di sì, dai. Scusate, mi metto un Crisalidi? No, bene qua. nessuna. Overwatch, da qua. Vai. Cotvullar si mette dove c'era Chilong prima. Vai. Non mi piace, non mi piace. Odio queste missioni. Perché Quanti ne muoiono nel frattempo? mi sa che almeno un altro uno o due ci muore. Rumori. Altri due. E sono tutte valutazioni in meno che ci arrivano, comunque. Sì, vabbè, ma lo sapevi già, nel senso. Capito, fa generalità. Allora, Chilong, lo buttiamo qui. Che così è una visuale completa del negozio. Sì, va bene. Eccole lì. Buongiorno. Che bella bava. Se non sbaglio, c'è di bello, tra virgolette, che non prendono coperture. Se non Sì, sbaglio, ne prendono coperture guarda un po', anche. puoi andare già ad assaggiarne un po' di carne lì adesso, mo, in questo momento. Puoi già assaggiarne un po' adesso, In che prova. senso? Sparo? Eh sì. Minchia. Non toglie un cazzo. 5. Sì. Guarda, one shotarlo, non lo one shotavi comunque, non è che dici. Spacca il vetro. E lo manca! Bene! Ok. Porco demonio. Così ora sa che siamo lì. Ma Tanduri deve ce sparare. l'abbiamo tutti, Mira, tutti. Devi sparare con Arigato, Allora, Arigato ne sicuramente. posso fare il doppio colpo con 79%. Tanta roba. Sì, vai, vai, vai. Vai. Manca un Preso, attimo. primo colpo. Secondo colpo, grandissimo! 8 danni. Sei un campione. Cosa ne aveva? 9? Eh sì. Eh sì. Eh sì. Viborova Sfiga. non lo vede, cioè lo vede Kotbullar, non lo vede Viborova. Per un quadretto. Ma porco. Facciamo salire di livello? Ma vai Tanduri che sono più, che è più precisa. Però fuci la pompa, quindi è lontana. No, non vedo un cazzo, Non ci 30%. arriva? Ruletta Pistola che basta un 68. colpo, scusa. Ah, c'hai ragione. Aspetta. Olè, tanduri, pistola. Che ricordiamo che ce n'è un altro, 70. E beh, dai. Morto. Brava Cotbullar. Tanduri. No, brava da Gange. Dicevo, il problema è che ce n'è un altro. Che ha salito le scale, tra l'altro, se ho Se. visto bene. Sì. Allora. Sì, ha salito le scale. Io direi. Butto Cotbullar qui. Così viene da questo lato. Si fa fronte insieme a Chilong. Mentre lascio in Overwatch qui Viborova. Quindi se scende gli spara in faccia. Dai. Speriamo sia solo due le crisalidi almeno. Che sarebbe carino, no? Sei Rushan. troppo ottimista. Lo metterei qui. Così mi guarda anche un po' a destra. Anzi, lo metterei qui. Così è coperto a destra. Così, ma non so, sai. No. Ma sì, dai, va bene. Non sono così ottimista sul fatto che non si sia accerchiati, fiancheggiati entro breve. Guardia. Vediamo un Non po'. No, è scende, però. Uno sceso. Sì. E ne è morta un altro. Solo uno. solo Sì. stavolta. È sceso. E come sei sceso? Ma intanto Viborova non vede e No. Arigato lo vede. Sì, ma un colpo solo però, Arigato, non può fare la figata. Vabbè, però intanto comunque se lo sventra un po'. Sì, non ha neanche tutta sta chance di colpirlo, se devo essere sincero. 74, dai, vabbè, ora su.
Non è che a Tanduri abbiamo mica dato l'abilità quella che se va in faccia al nemico lo sfasci? Abbiamo dato Rannengan intanto sicuramente, quindi potrebbe aiutare, se soprattutto se Coso colpisce intanto. Allora, se ad Omrigatto ci arriva in faccia la Crisalide, gli spara al volo. Sì, ma non ha colpi. Non ha colpi. Quindi ti dici che conviene adesso andare in guardia e o ricaricare? Guarda un po', spara con Russian Roulette e vediamo cosa succede. Sì, ma poi Russian non si può muovere. Va bene. Cerchiamo di uccidere, nel senso. Stavo calcolando i punti danno. Andiamo a uccidere. Sì, potremmo farcela, in effetti. Però sì, dobbiamo colpire con tutto. Ecco, punto. Fate mancare da lì. Ah, lo so. Non mi chiedere. Domo Regatto può sparare, ma spara un colpo solo. Sì. Vabbè, tu colpisci, tanto è l'unica, non è che puoi fare. Preso, 3 danni tra l'altro, su 5. 3? Sì. Gange non lo vede tra l'altro. Pezzang può venire a dare la mano. Ma anche Gange, hai promosso. Anche Gange. Gange è però pericoloso. Vabbè, proviamo, dai. Alla serie di Russian, eh. Mettilo a coprire. A coprirsi. Dove? Dietro questo affare coi piedini. Tanto è inutile. Magari sì, ma il fucile a pompa. Dobbiamo stare non lontani per spararci. Vabbè, vediamo la percentuale. Tanto o lì. Non è che. Cioè, se vuoi attaccare, o lì. Dici che qui non è più vicino? Ah, vabbè, ma è vero. Abbiamo un run and gun. Sì, esatto. Senti, cavolo. Così mi sa che. No. Sì, dai, va bene. Non è coperto, non credo. La cosa, cioè il tavolo, ma il tavolo è basso. Vai. Non lo vede? Perché non lo vede? Non lo perché vede. Ha la porta chiusa. No, non lo vede. Cazzo, è invisualissima. Eh sì. Cosa fa a non vederlo? Vabbè, però se lo lasci in Overwatch... Almeno da una mano. No, posso mettere in Overwatch, ok. Se si muove, cazzo, vuol dire che non lo vede. Se va per dare un bacino a Russian, vuol dire che non ci va. Ma che cazzo di giro fate voi? Non potete saltare dentro? No, fanno il giro del porco. Vede che ci piacciono le finestre, ma non da scavalcare. Solo da spaccare, da scavalcare no. Ma tecnicamente, anche se non li metto in copertura, cazzo. No, ma tanto qua la visuale è coperta dalla libreria. Con lanciarazzi ci arrivo? Sì. A voi toccarla piano, quindi? Sì. Cercavo di non uccidere dei civili, più che altro. Così. La tocco piano. Poi se c'è uno e mezzo, mi spiace. Sono 5 danni. 6 danni, lui ne ha 5. Lo uccidiamo. Se lo prendi. Al 90% di prendere, Fre. Hai mancato la scorsa missione, ti ricordo. Sì, è punto. Si dice per la legge dei grandi numeri. Vado? Vai. Fatta. Madonna, hai ucciso anche uno dietro? Non pensavo ci fosse un civile. Oh, spiace. Ops. Spiace, ma non lo sapevo. Casualty. Tanto adesso sono già morti 6, madonna santa. Viborova mi serve una posizione più utile, perché da qua non fa un cazzo. E sono sul tetto. Sì, Viborova si deve avvicinare. Il problema è che sono sul tetto, devo entrare solo da qui. Minchia. Non ci puoi entrare in una maniera un po' più figa? No. Non ho i rampini, non abbiamo ancora. Che palle. Lo so, no. Vabbè, avvicino Viborova qua. A fianco a Chilong. Ah, è vero, perché la mezza copertura completa per coso. Brava Tanduri. Peccato che 3 danni su un cucciolo. Crank. Cazzo a te, però. Cosa fa? Cosa sta succedendo in tutto ciò? Non lo so, ha girato la telecamera in modo molto strano per un attimo. No, è tipo, era la cazzina dei cosi. Viborova. 90%, dai. Dai su. Bravo, cazzo. Bravo. Dosvidania. Dosvidania.
Perfetto. Sì, la ventesima volta che diciamo da Svedani ormai. Sì. Domo Arigato, io direi lo spostiamo qui e lo facciamo caricare. Tanto deve caricare, quindi... Eh sì, dico, tanto lo mandiamo avanti, poi lo facciamo caricare. Sì, 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 sì. E scavalca le finestre, come si diverte. Anzi, ci c'è piace, la pistola, può ucciderlo, no? No, a 50%. Facciamo uccidere qualcun altro. Vabbè, tanto, cioè, nel senso... Beh, c'è Cilong che lo può uccidere. No, anzi, come si chiama? Non sprecarlo. Cotbulla. Prova a vedere se, no, se puoi non sprecarlo. Tanto se non lo uccidi uno con uno, lo uccidi con l'altro. Sì, ma se, se spari con quello, almeno ti... Se sparo con Domo, non carico il fucile. Vabbè, ma se l'hai ucciso, puoi caricare il turno dopo. Non l'ha ucciso. E però, che cazzo. Nel 50% di chance, no, non era... Vabbè. Era improbabile che lo uccidesse, diciamo. Vabbè, 50%. Allora. Mettiamo Kutbullar, la mettiamo qui in mezzo a copertura, ce l'ha davanti, lo fulmina. Sicuramente lo fiancheggia. Sì. Vai. No. Come no? No, non lo fiancheggia, cioè sì, ma non lo fiancheggia secondo le statistiche. Come cazzo è possibile? Ah, perché lui non è lì. Lui è nascosto dietro. Ma lo fa vedere più avanti perché ma si scorge. Ma è nascosto dietro? Sì, è nascosto dietro le i computer. Ma baffanculo. Però non si vedeva dalla telecamera perché si sporge in avanti. È mancato. Col 40% cosa volevo colpire? Ma porca, un po' una bullshit però, se posso. I call bullshit. Se posso permettermi. Chi manca? Gange, Russian. Bene, tutta gente che non ce l'ha mira ma neanche proprio. Bullshit, 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 bullshit. È merda, non so dove metterlo. Bullshit, è merda nei paletti e non ce n'è neanche per tutti. Per la prima volta potrei usare una granata fumogena, tra l'altro. È vero, potrebbe essere una cosa utile visto che siamo in crisi mistica. La qua. Tiro su cosa? Su Kutbullar che è davanti, sì. Da sola in mezza copertura. Sì, 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 non è una brutta idea tattica. Ma io addirittura non credevo che l'avessimo, per dire. Ma li abbiamo per forza, sono i supporti. Abbiamo 280 supporti. Sì. Ma non mi sento così tranquillo da mandare Zhang così avanti, se posso. Ma poi continua di lì? Non credo. No, è finita la mappa, è vero. Ok, sono tranquillo, vai. Vai Zhang. C'è del sangue lì, però... Sì, però... il problema è che le full cover sono occupate da questi stronzi. Quindi devo andare in mid... O vado in full... No, vado in full e fanculo. E fanculo del tizio. Ah sì, ma fai... Tanto se scappa via, quindi... Ah, lo vede comunque? Vabbè, perfetto. Tanduri va in full qui dietro. Comoda. Cosa fai? Spara a un civile. Cazzo. Ah. Lo ha stroncato. Sì, male, tra l'altro. Ok. Vabbè, Cilong lo fulmino, dai. No? Non lo so, fai tu. Usiamo qualcun altro? È un colpo solo. Eh no, qua fai tu, perché io non me la prendo la responsabilità di questo colpo. Oh, madonna. Vai tu, io non mi prendo nessuna responsabilità in questo caso. Vabbè. Che butta caso fallisce. Ah, Viborova può salire da qua. C'è un palo. Vedi? Sì, peccato che adesso... Vabbè, vediamo un attimo. Uccidiamo prima il tizio e poi vediamo se la missione è finita. Non credo. Neanch'io. Ci spero. Quindi se tu lo metti a sinistra, in teoria... Vai. Morto. Finita. Far casino. Così? Sì. 11 su 18 di civili, tra l'altro, eh. Quindi bene. Bene, c'è scritto bene, aggiungerei, ma non benissimo. Beh, poteva andare peggio. Possiamo scrivere come giudizio, poteva andare molto peggio. Tra l'altro c'è andata di culo che gli umani sono stati uccisi dai fluttuanti e non dalle crisalidi. Sì, anche perché sennò... Sennò era una merdaccia. Durava ancora per una mezz'oretta. Un'esecuzione esemplare.
Grazie. Che tutte le operazioni grazie Vale. Vadano lisce come questa. Grazie Vale, ci stai provando, dottoressa. Sei così gentile, cioè. Un'esecuzione allora. Eventuale, devo portarti qualcosa. Cosa... esatto. Zhang promossa maggiore intanto. Oh, due maggiori abbiamo. Addestramento sopravvivenza. Se in copertura e non prese ai fianchi, riduci del 2% i danni normali subiti. Ma se i danni vanno tipo da 1 a 5, 6 massimo, 2% cosa aiuta? Niente. Niente, ah, ok. Importante. Importante saperlo. Tanduri, promossa caporale. Senso tattico, aumenta la difesa, aumenta il critico direi, sempre. Sì, direi di sì. Tra l'altro potremmo fare una saltatura... No, aspetta un po', no, aspetta, no, no, infatti. No, no. Potremmo fare una saltatura... No, forse facciamo una difesa che è... Facciamo... Che l'altra volta abbiamo fatto critico, abbiamo sì, fatto no, critico, no, gioco questo difesa. Potremmo fare un saltatore atipico, Tanduri. Ok, l'assaltatore cioè. È l'unica classe che può scegliere tra due armi. Dato che ha un sì. botto di mira, gli diamo sì, il miragliatore. Sì, di fare qualcuno che spari e stia un po' più indietro. No, sì. no, anche se è un assaltatore. E poi usi comunque, vabbè, che abbia... Sia utile anche per, ma che non sia la cosa principale. Sì, direi di dargli il fucile d'assalto invece che il fucile a pompa. Tanto facciamo quelle minchia di armi a raggi, poi ne parliamo. Fra, lo so. Della scelta. Poi, Cotbullar, anche lui caporale. Bravo Cotbullar. Benissimo, già, in due missioni... Sì. Che è già caporale. Ma bene. Solo un'uccisione ha fatto. Come cazzo ha fatto a diventare? No, non so. Velocista. Mica velocista. Se ci diamo velocista, ci copre la sì. mappa in un turno. Esatto. Gli attacchi reattivi sono possibili sia quando i nemici attaccano, sia quando si spostano. Mentre normalmente è solo quando si spostano, se non sbaglio. Mm-hmm. Non so, la rendiamo Va. La runner proprio? Ma no, io farei quello, io farei sia quando sparano sia quando si spostano, perché una che fa attacco d'opportunità sullo spostamento, sulla spara, Russia Roulette, delle... tanta roba. Promosso, guadagna il soprannome formica. Ma perché formica? Perché è nero. Non è nero. Come è, no? È russo, russissimo. Ma no, nero come vestito. Ah, ok. Medichi, tre medikit o due granate fumogene? Me lo chiedi? Cioè, davvero? Me lo stai chiedendo? Cioè, lo so che lo facciamo tutti uguali, ma l'altro sì, fa so. Schifo. Tutte le volte tre medikit. No, ma l'altro dipende da come lo giochi, può essere particolare. Non ho mai usato le granate fumogene, anche stavolta le abbiamo usate e non sono servite a un cazzo. Se non siamo capaci, è inutile. Continua, un po' di fluttuanti, un po' di crisali, frammenti di armi poche, perché ovviamente non semplici. Armi. No, avendo anche tirato giù fortissimo un colpo di lanciamissili. No, ma tanto le crisalidi non hanno. Lo so, però i resti. Ma i resti ce li andati, sono due cadaveri. Strano. Vabbè, allora. No, ma in teoria fa saltare in aria le armi, non i cadaveri, il bazooka, se non sbaglio. Mm. Che quindi frega cazzi con le crisalidi. E cerchiamo di avanzare? Due giorni? Controllami sta sala, vediamo un po' cosa succede. Oh, Pegna è tornato intanto. E prega tanto. E abbiamo finito le armi a raggi. Oh. Alleluia. Dio santo. Pistola laser, fucile laser. Grazie. Signore, grazie. Guarda quanta roba abbiamo da fare. Madonna, quanta roba abbiamo da fare. Comunque frammento di esterno tutta la vita. Frammento di esterno sì. Cosa dice? Racconta? Leggi? Frammento di esterno. Questo frammento è tutto ciò che resta dell'esterno che avevamo stordito. Grazie all'interrogatorio del prigioniero alieno sappiamo che gli esterni sono la chiave per trovare la base. Dovremmo iniziare subito l'analisi di questo oggetto. Poi abbiamo 200.000 autopsie da fare. Sì. Poi prendere le armi. Dobbiamo fighe. Ricordarci di parlare, di leggere quello che scrivono. Sì. Anche non ti dimenticare. Le armi a laser fighe le dobbiamo ancora fare. A mosso di fucili. Sì. Tanto vabbè. Arriviamo a fare le armi di base, che sì. È già è buona come cosa. Sì, diciamo che servono tipo due adesso, persone. Purtroppo. Adesso abbiamo. No, abbiamo. Vabbè, in base dovremmo averne anche tre volendo. Sì, è vero. Vabbè, frammento di esterno, in effetti, serve. Poi, officina. Andiamo a comprare? Andiamo a fare la spesa. Sì. Non posso comprare i fucili? 12 ingegneri, ne manca uno. Orco. Oh, porco cazzo, però... No, ma aspetta. La rimessa è finita. È finita la rimessa. A posto. Ce li abbiamo. Sei sicuro? Sì. Sono 5 ingegneri in più. Meno male che l'ho fatta. Beh. Meno male che l'ho fatta. Nuova rimessa. Che bella. A posto. Allora, fanculo, 16 ingegneri. E dammi fucili laser, Dio. Allora, quante ce ne servono quindi?
Almeno, io ne farei almeno 4, se non 5, nel dubbio. No, minchia, fucili laser, 3, no. Quando è che ci portiamo più di 2 supporti? Dato che il nostro, uno, tanto l'emergenza possiamo scambiarli tra le armi, tra persone, non... Sì, lo so, ma appunto per quello dico. Scusa, di personaggi che usano fucili d'assalto, da noi abbiamo roulette, che è un supporto, e uno. Basta, tipo, cioè Cotbullar, Stout, Lipton, Cotbullar. Sì, ma non li portiamo mai, non possiamo portarli insieme perché è una cazzata portare sì, 4 supporti. Sì, ho capito, ma ti ricordo che nell'ultimo periodo abbiamo fatto 4 missioni in... Sì, no, vabbè, ma dico, possiamo comprarli quando vogliamo. Sì, per carità. Cioè, dico, compriamone 3 ora come ora. Poi di più non ci servono. No, abbiamo i soldi per 3 intanto. Sì, al pelo, ma sì, ce li abbiamo. Ce l'abbiamo, tanto ne potevamo fare 4. Quindi ok, vediamo anche la presentazione, tra l'altro, dell'arma. Oh. Cluck. Ma i sottotitoli del coso non ci sono più. Come no? Non li vedo. E non parlano. Ah, non sta parlando. no, sai perché? Non so. Dicono un cazzo. Io non lo so. Okay. Prendiamo una pistola laser anche. Giusto per. Già, per il cecchino. Abbiamo giusto 8 crediti, guarda. Giusti. Ci sta preciso. Sì. Allora. Vabbè, le distribuiamo dopo le armi. Tanto procediamo. Come sono messi gli scavi con le strutture intanto? Ah, al prossimo turno finiscono 2 scavi, perfetto. Sala di controllo. Allora dobbiamo cominciare a pensare cosa metterci, sì, tra l'altro. Però. No, non abbiamo i soldi ora come ora. Esatto, tanto. Eccoli! Consiglio! Sarà strategico. Le truppe sono ansiose di uscire a pareggiare i conti. Ora che il segnale Fasul è attivo, la nave da battaglia dell'aliene è vulnerabile. È ora di colpire. Occorre inviare una squadra per portare la nave. Ah, fionda! Ok. Ah, oh, sì, credevo... Fionda. Sì, no, credevo fosse appurato. Rara opportunità di recuperare la tecnologia aliena integra, così non possiamo sprecarla. Ma tutto ciò lo vedremo nella prossima puntata! Ui! Come al solito, come siamo cliffhangeristi. E come al solito, la prossima puntata si vedrà sul canale di Mick. Sì, Glitcherhood. Lo dici in tutte le puntate ormai. Sì. Eh no, perché sai cos'è meno. Ma non ho detto, non ho parlato del cappuccio. Sembra più bravo. Se vuoi lo faccio. No, grazie. Bene, capume cappuccio, no. Quindi, la prossima puntata di XCOM vedremo appunto l'operazione Fionda. Abbiamo sbloccato finalmente le armi laser, anche se purtroppo non quelle che mi fregano. Ci vediamo alla prossima. Calma, con calma. Ciao. Ehi.